No. Passiamo all'interrogazione numero 3.450 del deputato Fava, concernente intendimenti in ordine all'invio di una commissione d'accesso nel comune di Brescello, provincia di Reggio Emilia. Il deputato Fava ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole. La ringrazio signora Presidente, buongiorno signor Ministro, come sa il sindaco di Brescello, Marcello Coffrini, è notoriamente per sua stessa pubblica e ripetuta ammissione, persona che ha rapporti di cortesia, di cordialità, di frequentazione con Francesco Grande Aracri, che è un esponente di una famiglia considerata da più inchieste giudiziarie punto di riferimento della penetrazione mafiosa in Emilia-Romagna e non soltanto in Emilia-Romagna. Numerose posizioni non sono servite a indurre il sindaco alle dimissioni. Le chiediamo di impartire al prefetto, se non ritenga di impartire al prefetto, una direttiva per inviare una commissione d'accesso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico sugli enti locali per verificare se ci siano condizionamenti all'amministrazione o collegamenti anche indiretti con la criminalità organizzata. La commissione d'accesso non è una sentenza, è un dubbio che si manifesta e che ha bisogno di essere verificato. Pensiamo che questo dubbio oggi sia più che legittimo. Grazie, onorevole Fava. Il ministro degli interni, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere. Prego, Signor onorevole. Presidente, in effetti il primo cittadino del comune emiliano aveva recentemente rilasciato alcune positive dichiarazioni sul conto di uno stretto congiunto del boss calabrese Nicolino Grande Aracri, dichiarazioni di cui lo stesso sindaco ha successivamente riconosciuto l'inopportunità. Sulla vicenda, peraltro, ha anche pesato la concomitanza dell'inchiesta giudiziaria Emilia, che ha riguardato le infiltrazioni della criminalità calabrese in quel territorio e anche in regioni limitrofe, evidenziando il ruolo di primo piano proprio del boss calabrese Grande Aracri. In particolare è stata confermata anche da questa inchiesta la capacità di penetrazione dell''ndrangheta nel tessuto socio-economico emiliano, anche se non sono emersi finora elementi che evidenzino la compromissione di istituzioni locali. In ogni caso, il prefetto di Reggio Emilia ha avviato una complessa ricognizione che ha riguardato buona parte dei comuni della provincia reggiana, Brescello compreso, per individuare in prevenzione possibili elementi che richiedano approfondimenti specifici anche mediante l'attivazione dell'accesso. Questi approfondimenti, che vedono coinvolte attivamente le forze di polizia, sono tuttora in corso e si valuterà al loro esito se sarà necessario ricorrere alla istituzione di una commissione d'accesso. Il livello di attenzione rimane dunque alto, come peraltro dimostrano le iniziative già assunte dalla stessa Prefettura di Reggio Emilia per il controllo antimafia degli appalti pubblici, che hanno condotto all'adozione di un consistente numero di provvedimenti interdittivi. Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Fava. Prego, onorevole. Grazie Presidente, grazie signor Ministro, parzialmente soddisfatto, nel senso che noi pensiamo che questa commissione d'accesso sia uno strumento utile e anche urgente per andare alla verifica di cui lei parlava. E vorrei anche ricordare che non stiamo parlando del fratello di un boss. Francesco Grande Aracri è un condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso, ha subito un sequestro di 3 milioni di beni, fa parte di una famiglia che l'ultima inchiesta della DDA di Catanzaro considera il punto di riferimento organico e consolidato da 30 anni della presenza mafiosa in quella regione, per cui la commissione d'accesso ci sembrerebbe un fatto più che dovuto, anche per le dichiarazioni imbarazzanti e, ripeto, ripetute più volte del sindaco di Brescello, che vorrei qui ricordare. Dice il sindaco di Brescello: uno o più Grande Aracri ce l'hanno tutti i comuni. Vive qui da 30 anni, non so quel che ha fatto e non mi compete, che è un'affermazione straordinariamente preoccupante da parte di un sindaco. Saluta, non spara in aria, non ha comportamenti mafiosi. Infine conclude spiegando: parlando con Francesco Grande Aracri, uno ha la sensazione di tutto meno che sia quello che è. Ecco, per il sindaco di Brescello, un signore condannato per mafia che vive da 30 anni nel suo comune sembra tutto tranne quello che è. Questa ci sembra una ragione più che sufficiente per sollecitare una commissione d'accesso in quel comune. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3.451 dei deputati Villarosa ed altri, concernente iniziative volte a posticipare il termine di approvazione dei bilanci consuntivi 2014 degli enti locali. La deputata Grillo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, onorevole. Ministro, portiamo in aula la voce e la richiesta di tutti gli enti locali oggi con questo question time, richiesta che vi è arrivata anche tramite l'ANCI e l'ANUTEL.
I sindaci sono in grandissima difficoltà nel compilare i consuntivi con la scadenza da voi indicata e vi chiediamo, come hanno già fatto loro, semplicemente una proroga di questa scadenza che dovrebbe essere al 30 aprile 2014. Ve la chiediamo di almeno minimo due mesi, per poter dare la possibilità ai sindaci di non subire invece un ulteriore onere eventualmente economico, appunto per non aver ottemperato un obbligo. Ricordo tra l'altro che questo governo è un governo che sulle scadenze non è che sia proprio così preciso e puntuale, non per ultimo il patto della salute, visto che è quello di cui mi occupo. Quindi vi chiediamo semplicemente di usare la stessa indulgenza che usate verso voi stessi, di usarla anche per i comuni che diciamo rappresentano la base di questo paese. Grazie Ministro. Grazie onorevole Grillo. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha facoltà di rispondere, prego. Grazie Presidente. Effettivamente i comuni, anche a seguito di alcune novità introdotte in materia di contabilità, stanno incontrando difficoltà nel rispettare gli adempimenti, talora anche complessi, che ad essi vengono richiesti, come tra gli altri quello relativo al riaccertamento straordinario dei residui che ha connessione proprio con la formazione del rendiconto. Tuttavia, queste difficoltà non sono da sole sufficienti a giustificare un rinvio del termine relativo all'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2014, che peraltro è un adempimento non strettamente collegato all'approvazione del bilancio preventivo del 2015, stante l'obbligo di utilizzare a tal fine il rendiconto del penultimo esercizio finanziario e quindi quello relativo al 2013. L'ipotesi di un nuovo differimento per l'anno in corso richiederebbe comunque un ulteriore intervento legislativo, attesa l'assenza nell'ordinamento vigente di disposizioni che attribuiscano al Ministro dell'Interno, come invece è previsto per il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, il potere di intervenire con un proprio decreto. Peraltro devo evidenziare, in proposito, che il prospettato rinvio del termine non è coerente con l'esigenza di rispettare il calendario Eurostat per la raccolta dei dati di finanza pubblica dei diversi paesi dell'Unione Europea, alla base delle programmate scadenze temporali dei mesi di aprile, maggio e giugno, rispettivamente fissati per l'approvazione dei rendiconti consuntivi, l'invio delle certificazioni e la loro elaborazione a livello centrale. Analoghe perplessità in merito alla ipotesi di rinvio, motivate proprio dal ritardo dei tempi di conoscenza dei dati ufficiali della ragioneria della finanza locale, sono state anche espresse dalla Ragioneria Generale dello Stato. Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Villarosa. Prego. Presidente, assolutamente non soddisfatto. Quando si vuole in questo Parlamento, con questo governo, riesce a fare qualsiasi cosa, progetti di legge, provvedimenti in un paio di giorni, in 12 ore, in 24 ore. Qui no. Voi state facendo gli stessi errori che fecero gli enti locali prima del 2003. Incasso subito e metto in difficoltà chi verrà dopo. Sarà un errore, ma dopo 2 anni, guardate, non ci credo proprio più. I comuni stipulavano scommesse con le banche mediante contratti derivati. Questo ormai è assodato, e lo facevano perché? Per un semplice motivo. Incasso subito e pago dopo. Su 160 miliardi lo Stato ne ha persi ben 40 miliardi. 40 miliardi, caro Presidente, corrispondono a 3 anni di reddito di cittadinanza. E voi oggi cosa fate? Fate la stessa identica cosa. Ancora il federalismo e neanche la legge sulle province riesce a decollare. E voi cosa fate? Avete già utilizzato quei soldi e lo avete utilizzato per fare che cosa? Per vincere la campagna elettorale. Guarda caso, la promessa fu fatta poco prima delle elezioni, la promessa degli 80 euro. E quegli 80 euro costarono circa 8 miliardi di tagli a chi? Agli enti locali, a questi enti a cui voi non volete dare neanche un mese di speranza. Le misure di quel provvedimento però costeranno ai cittadini molto di più di quegli 80 euro, questo dobbiamo dirlo. La sola IVA costerà circa 840 euro in più l'anno. Colpite gli sprechi, per favore. La pubblica amministrazione, caro Ministro, caro Presidente, ha 48.000 dirigenti che incassano 800 milioni di euro l'anno solo per il premio di risultato. Vogliamo iniziare a lavorarci su o preferiamo dormire? L'abolizione dei consigli provinciali, di cui stiamo parlando, ha fatto risparmiare solo 110 milioni di euro rispetto a quegli 800. I dirigenti però probabilmente servono a qualcuno, e se questo qualcuno ha anche la possibilità di nominarli e garantirgli dei premi facilmente raggiungibili, documentazione entro 5 giorni, fate ridere, allora capite bene che mettere in piedi il sistema in calza poi diventa un gioco da ragazzi. Del Rio il report rideva mentre gli facevano notare che nonostante le parti sul federalismo fiscale
e si parli di federalismo fiscale, i soldi dei territori continuano ad arrivare allo Stato, perché vorrei ricordare che quei soldi arrivano ancora allo Stato e Del Rio faceva finta di non saperlo. Nel 2011 dichiarava: questo è il contrario del federalismo. Deve e voi concludere. Cosa state facendo? State facendo la stessa cosa. Concludo, Presidente, dicendo che è ora di finirla, che la gente è stanca ed è ora di smettere di dire determinate Grazie. Scemenze, come è stato affermato. Questo è il ragionamento dei mediocri, caro Ministro. Se c'è mediocrità ci si sposta e si dà spazio a chi ha la competenza. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3452 dei deputati Costantino ed altri, concernente intendimenti del Governo circa l'eventuale rafforzamento della missione Triton, con particolare riferimento all'ipotesi che la medesima diventi una missione di ricerca e soccorso in mare. La deputata Costantino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A un minuto, onorevole. Grazie signora Presidente, signor Ministro. Un minuto per raccontare una tragedia proprio non si può. Stiamo parlando del Mediterraneo e parliamo di cifre enormi, tra i 700 e i 900 morti. Avevamo appena fatto in tempo a istituire la giornata della memoria del 3 ottobre del 2013 e adesso siamo qui a interrogarci su una strage ancora più grande. Eppure, proprio in occasione di quel 3 ottobre 2013, il governo italiano decise di avviare l'operazione Mare Nostrum. L'operazione si svolse dal 18 ottobre 2013 al 31 ottobre 2014, con l'obiettivo di garantire la salvaguardia della vita in mare e di arrestare gli scafisti. L'operazione aveva un raggio di azione fino a ridosso delle coste libiche e furono soccorse oltre 160.000 persone. I dati ci dicono che Mare Nostrum ha avuto un'efficacia e che invece Triton no. Non solo a detta nostra, ma anche del procuratore di Catania che sta seguendo il caso del naufragio. È inefficace. Le chiediamo, signor Ministro, visto e considerato la sua insistenza sulla missione Triton, in che modo il governo intenda rafforzarla e se in particolare non intenda avviare con urgenza, anche alla luce delle nuove indiscrezioni che emergono sulla dinamica del naufragio e indipendentemente Grazie. Dalle decisioni del Consiglio europeo, un'operazione nel Mar Mediterraneo simile all'operazione Mare Nostrum. Grazie. Ministro dell'Interno Angelino Alfano ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Sì, grazie. Il Governo e tutti noi rivendichiamo con orgoglio le tante vite salvate attraverso l'operazione Mare Nostrum. Si è trattato del gesto eroico di donne e uomini in divisa, di nostre donne e uomini che hanno dato il meglio di ciò che l'Italia può dare per salvare vite umane. Non è vero affermare invece che attraverso Mare Nostrum si siano salvate tutte le vite umane. Secondo le dichiarazioni non nostre ma delle organizzazioni umanitarie internazionali, a cominciare dall'UNHCR, si tratta di 3.500 persone che sono morte durante l'operazione Mare Nostrum. L'operazione Mare Nostrum nacque nell'emergenza post Lampedusa. Oggi c'è una operazione chiamata Tritone, che è la più grande operazione che sia mai stata realizzata da Frontex. Mai un'operazione così grande. Il primo punto dei 10 che sono stati proposti l'altro ieri a Lussemburgo durante il vertice dei ministri dell'interno e degli esteri riguarda proprio la possibilità di estendere il raggio di azione dell'operazione Tritone con la partecipazione dei paesi europei e anche di allargare il mandato con la possibilità di operazioni di ricerca e di soccorso. Va però detto che l'ultimo naufragio non si è verificato in assenza di soccorso. Si è verificato in presenza di un soccorso, si trattava di un mercantile. Va detto, per amore della verità, che durante l'operazione Mare Nostrum tantissimi sono stati gli interventi dei mercantili, non solo le forze armate, non solo le donne e uomini in divisa hanno salvato persone, ma anche tanti mercantili, esattamente come si era verificato durante l'operazione di soccorso dell'altro giorno al largo delle coste libiche. Aggiungo che questa operazione, ossia l'operazione Tritone, è una operazione che vede impiegate le risorse di tanti paesi europei. Io credo che dobbiamo lavorare nella direzione di un rafforzamento di questo intervento di Frontex, sapendo ed essendo consapevoli che proprio grazie al fatto che l'Europa è scesa in mare per la prima volta insieme a noi, oggi si è potuto fare ciò che abbiamo fatto a Lussemburgo, ossia dire raddoppiamo gli sforzi, raddoppiamo i mezzi. Io penso che su un tema come questo, oggi questo Parlamento può anche trovare una unità. Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Costantino. Prego, onorevole.
Grazie signora Presidente, io mi ritengo assolutamente insoddisfatta perché alla domanda che cosa intenda fare il nostro governo se ripristinare il meccanismo, il sistema Mare Nostrum, la risposta è no, bastava dire semplicemente no. La Fondazione Migrantes, proprio un'agenzia che è stata abbattuta qualche minuto fa, ci dice rispetto a questo piano dell'Unione Europea, quindi diciamo non lo dice Sinistra Ecologia e Libertà, lo dice la CEI, si esprime così: sugli immigrati il piano dell'Unione Europea è debole e vergognoso, ignora il salvataggio in mare, cioè ignora esattamente la richiesta che stiamo facendo noi in questo momento al ministro Alfano, cioè ignora il fatto che Mare Nostrum è stata un'operazione che chiaramente non ha salvato, signor ministro, come ha tenuto a sottolineare, tutti gli immigrati che sono partiti dai posti di miseria e di guerra per arrivare nel nostro paese, però ha avuto un'efficacia. Triton invece, ed è anche il bilancio che questo governo dovrebbe fare, non è stato assolutamente all'altezza di quello che è stato detto. Allora mi viene da dire che perseverare è veramente diabolico. Non esiste una sensibilità umanitaria rispetto a Triton. Mi sembra di capire che non c'è, diciamo, nemmeno una sensibilità umanitaria da parte di questo governo, se oggi, diciamo, ci appelliamo in maniera astratta all'Europa e non diciamo invece chiaramente qual è l'opera che vogliamo mettere in campo. Sono state dette tante cose in questi giorni. Noi abbiamo circoscritto e perimetrato una richiesta, ma potremmo parlare del diritto d'asilo europeo, potremmo parlare della modifica di Dublino 3. Sì, ma guardi, signor Ministro, lei annuisce, però questi sono temi che forse nel semestre europeo sarebbe stato il caso di affrontare, cosa che invece non è stata fatta da questo governo. Quindi voi in questo momento vi state portando appresso una grande responsabilità. Avete accusato l'opposizione di fare sciacallaggio, so bene che non era riferito alla nostra forza politica, però non basta accusare gli altri nel momento in cui non si è capaci di proporre un piano d'azione serio nei confronti delle vittime che ci sono in questo momento. Grazie onorevole Costantino. Passiamo all'interrogazione numero 3, 1453, dei deputati Busine ed altri, concernente problematiche relative alla capacità di accoglienza dei migranti da parte di regioni ed enti locali. Il deputato Busine ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Ministro, in Veneto l'11% della popolazione è costituita da immigrati stranieri, in grandissima parte extracomunitari. E credo di poter dire che la mia regione rappresenti un esempio virtuoso per l'intero Paese di integrazione armoniosa di questi immigrati, perché basata sulla prospettiva che abbiamo saputo offrire loro grazie al lavoro, a loro e alle loro famiglie. Poiché non vogliamo che questo modello sia definitivamente compromesso da politiche che riteniamo assolutamente sbagliate da parte del Governo, chiediamo a lei, Ministro, fino a quando ritenga opportuno agire in questo modo e prendere decisioni unilaterali che semplicemente scaricano sulle spalle delle regioni, delle province e dei comuni il problema su basi banalmente aritmetiche, senza prevedere i necessari e adeguati presidi di polizia, le risorse e le strutture necessarie per l'accoglienza. Grazie. Grazie. Il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie. Il nostro Paese ha pagato per intero il conto, prima dell'azione della comunità internazionale con la propria presenza in Libia alcuni anni fa, e oggi della inerzia della comunità internazionale. Quello che si verifica dall'altra parte del Mediterraneo è sempre causa di questioni che hanno un effetto in Italia. Quando il mio predecessore, collega Roberto Maroni, assunse l'incarico di Ministro dell'Interno, i migranti in Italia erano poco più di 20.000. Quando lasciò l'incarico furono più di 60.000. Quindi si triplicarono durante il periodo di reggenza Maroni. Io ho l'onestà di dire che derivava tutto questo dalla vicenda della Tunisia. La stessa cosa si sta verificando esattamente in questo momento per quello che succede dall'altra parte del Mediterraneo. Il nostro governo non ha lavorato in modo unilaterale, tant'è che il 10 luglio del 2014, durante una seduta della conferenza unificata con la piena partecipazione decisionale degli altri livelli di governo, si è decisa una ripartizione equa tra tutte le regioni italiane. Oggi nel nostro sistema di
accoglienza nel CARA, nelle strutture temporanee, nel sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, stanno alla data del 20 di aprile 70.507 persone. È bene che gli italiani sappiano come sono distribuite. Il 21% in Sicilia, 12% nel Lazio, 8% in Puglia, 9% in Lombardia, 7% in Campania, 6% in Calabria, 6% in Emilia, 6% in Piemonte, 4% in Toscana, 4% in Veneto, 3% nelle Marche, 2% in Friuli Venezia Giulia, 2% in Sardegna, 2% in Liguria, 2% in Molise, 2% in Umbria, 1% in Abruzzo, 1% in Basilicata, 1% in Trentino Alto Adige, 0% in Val d'Aosta. 0, ovviamente, perché qualcuno c'è. Ho qui il grafico che descrive la distribuzione che allego agli atti di questo ramo del Parlamento, per cui non vi è stato nessun approccio unilaterale, ciascuna regione ha codeciso di partecipare a questo sforzo grande di accoglienza, i risultati sono quelli che vi ho appena descritto. Grazie Ministro, come sa non si possono allegare agli atti del question time, ma questo materiale resterà a disposizione dei parlamentari che vorranno consultarlo. Ha facoltà di replicare il deputato Businne, prego. Vede, Ministro, la risposta gliel'ha data gli amministratori veneti, dei comuni veneti, che hanno rifiutato un invito rivolto loro il 20 aprile scorso dal prefetto di Venezia Domenico Cuttaia, il quale appunto li invitava a un tavolo regionale di coordinamento per proporre loro, ribadisco unilateralmente, l'accoglimento di nuovi 700 immigrati sul territorio veneto. Hanno protestato non solo i sindaci della Lega o quelli che vengono definiti beceramente razzisti, ma anche sindaci del PD, sindaci esponenti del suo stesso partito, perché hanno manifestato la loro incapacità di poter accogliere nuovi immigrati. Questo sistema non funziona, non ha niente di razionale. Se fosse razionale potrebbe essere spiegato e argomentato e anche compreso, credo, dagli amministratori locali veneti. Questo non è, perché evidentemente quando si dice che non c'è più capacità di accoglienza significa che non c'è più capacità di accoglienza, se non mettendo a rischio non solo quel modello che ho descritto prima di accoglienza e di integrazione degli extracomunitari, ma addirittura la convivenza civile delle comunità venete nel loro intero. Esprimiamo quindi non solo il nostro totale dissenso, ma anche la nostra grave preoccupazione per il governo che non decide di cambiare radicalmente direzione come sarebbe invece auspicabile, e temiamo che questa politica possa avere dei risvolti gravi sulla sicurezza, sulla tenuta sociale, perché ricordiamoci che al di là della vulgata secondo cui questi sono dei poveri clandestini, dei poveri profughi, noi diciamo che in origine intanto sono tutti, prima di essere identificati, dei clandestini. All'interno ci sono dei profughi, delle povere persone, ma ci sono anche dei brutali assassini, come abbiamo avuto prova nella settimana scorsa, dove 12 cristiani sono stati brutalmente ammazzati e buttati a mare solo per il loro credo religioso e nel momento della loro massima vulnerabilità. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3454 dei deputati Fiano ed altri, concernente iniziative e proposte del Governo in vista del Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015 sull'emergenza immigrazione. La deputata Carnevali ha facoltà di illustrare l'interrogazione che ha sottoscritto in data odierna. Un minuto, onorevole. Grazie signora Presidente, Ministro. Sgomento e cordoglio sono i sentimenti che continuiamo ancora a provare per questa disumana, atroce tragedia che si è consumata nel canale di Sicilia tra sabato e domenica. Uomini e donne e bambini dietro una contabilità crudele, 900 vittime inermi di un nuovo schiavismo nel tentativo di fuggire da miseria, conflitti, fame e morte. Il nostro ringraziamento va agli uomini e alle donne in divisa che con abnegazione si sono subito intervenuti con tempestività per il recupero di pochi superstiti. L'Italia, per voce ed azione del Presidente del Consiglio, già durante la presidenza di turno europeo, ha chiesto e ottenuto che la questione mediterranea non fosse lasciata solo sulle spalle del nostro Paese. Oggi si impone, come chiesto dai più alti livelli istituzionali, che l'Unione Europea rafforzi il suo ruolo nella gestione del problema migratorio. Una richiesta determinata e
forte a partire dal Premier Renzi, sostenuto dal segretario Ban Ki-moon, da molti leader dell'Unione Europea e dagli Stati Uniti. L'interrogazione è posta a chiedere quali proposte di iniziativa il governo italiano intende avanzare, oltre alle strategie spiegate oggi dal Premier Renzi, in questo vertice straordinario, la cui convocazione è un fatto decisamente rilevante. Grazie. Il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Ringrazio per la domanda. Il Presidente del Consiglio proprio questa mattina ha riferito in aula riguardo le strategie in vista del Consiglio europeo straordinario. Quello che è importante ribadire è che per la prima volta sembra emergere un salto di qualità nella presa di coscienza e nell'assunzione di responsabilità europea. L'Europa era già scesa in mare con l'operazione Tritone, che ha già salvato dallo scorso novembre ad oggi migliaia di persone nel mare Mediterraneo. Ha già salvato persone nel mare Mediterraneo. Quello che è successo ieri, quello che è successo a Lussemburgo, ha determinato la prova concreta di un salto di qualità, che consiste nella coscienza che una Europa incapace di rispondere al bisogno di vita e di soccorso nel Mediterraneo è un'Europa che non è più comprensibile dagli stessi europei. Al tempo stesso, una strategia e una visione globale per agire lì. Io e il Ministro degli Esteri, prima ancora di andare a Lussemburgo, avevamo chiesto alcune misure, il Ministro Gentiloni ed io, come il rafforzamento dell'operazione Tritone, il rafforzamento del dispositivo economico a sostegno di questa missione e anche un fatto molto importante, cioè chiedere alla Commissione di avviare la procedura prevista dalla direttiva sulla protezione temporanea. Questo è un passaggio molto nuovo dal punto di vista del dibattito pubblico di questi giorni che voglio sottolineare. Faccio anche presente che una strategia organica prevede un sistema di asilo europeo per fare sì che in Europa possano realizzarsi principi di equa distribuzione tra tutti e 28 i paesi europei, perché non è possibile che il peso dell'accoglienza gravi esclusivamente su 4, 5, 6 paesi europei. Questo sarà un pezzo importante della strategia per il futuro. Al tempo stesso occorrerà agire nei paesi dell'altra parte della riva sud del Mediterraneo per fare sì che già lì si possa verificare uno screening per stabilire lì chi ha diritto all'asilo, all'accoglienza e chi non ha diritto all'asilo. Questo è un pezzo essenziale della strategia generale, così come occorrerà che l'Europa investa risorse vere, reali, di collaborazione per la collaborazione con quei paesi africani che rappresentano paesi di origine o di transito dei migranti. E questa collaborazione è già stata avviata. Si tratta di parlare con i paesi dell'Africa subsahariana e si tratta anche di parlare con i paesi stabili di quella regione africana che circondano la Libia. Un punto che a noi sembra di straordinaria importanza è quello del contrasto ai trafficanti di uomini, i nuovi schiavisti, che sono gli scafisti, e i loro agitprop dall'altra parte del Mediterraneo. Contro di loro noi siamo dell'idea che occorra fare di più. Ecco perché a Lussemburgo è emersa l'idea di una operazione di polizia internazionale sul modello della operazione Atalanta sviluppatasi in Somalia contro la pirateria. Grazie. Crediamo che questo dia l'idea di una strategia veramente globale. Grazie. Ministro, ha facoltà di replicare il deputato Fiano. Prego, onorevole. Grazie Presidente, grazie Ministro. Sì, noi signor Ministro siamo soddisfatti della spinta decisiva che lei, il nostro governo, il Presidente Renzi stanno dando all'Europa in questo frangente, una nuova spinta. Siamo soddisfatti dell'idea di rafforzare le misure già intraprese nei mesi scorsi. Siamo soddisfatti dell'idea dell'estendere queste misure anche territorialmente, come lei ha appena detto. Siamo soddisfatti della scelta di intraprendere nuove azioni per bloccare il mercato di esseri umani, l'odioso mercato di esseri umani e l'azione criminale e inumana dei nuovi schiavisti. Siamo soddisfatti dello sforzo di coinvolgere l'intero consesso mondiale sulla necessità di risolvere in profondità i conflitti e le diseguaglianze che nel continente africano e nel Medio Oriente sono all'origine dello straordinario e drammatico movimento di popoli verso il nord del paese. Siamo soddisfatti della scelta
di chiedere con forza, di pretendere dall'Europa un'equa distribuzione del peso dell'accoglienza di queste centinaia di migliaia di persone. Siamo soddisfatti dell'idea decisiva di cui ha parlato questa mattina il Presidente del Consiglio, di mettere in campo direttamente nel territorio africano l'azione lì concreta dell'Alto Commissariato dell'ONU, nei territori oggi già attraversati dai conflitti. E il Presidente del Consiglio ha citato il Niger e il Sudan. Tutto questo insieme di misure, anche l'ultima che lei ha citato, la scelta di misure di polizia sul modello dell'azione già intrapresa antipirateria nel mare della Somalia. Tutto questo è il segno nuovo del messaggio e delle idee che il governo italiano vogliono portare con forza al Consiglio straordinario che l'Italia stessa ha chiesto all'Europa. Consiglio straordinario, com'è straordinaria la drammaticità degli eventi che ci vedono oggi a commentare troppe centinaia di morti e per le quali, in onore di questi morti, l'azione politica dell'Italia che qui oggi lei e il Presidente del Consiglio avete rappresentato ci soddisfano e speriamo che portino a soluzione nel tempo questo dramma. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3455 dei deputati Ravetto e Brunetta concernente misure nei confronti dei cosiddetti scafisti ed iniziative per garantire la sicurezza del personale della Guardia Costiera impegnato nei soccorsi alle imbarcazioni di migranti. La deputata Ravetto ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Ministro, ho appena appreso dalle sue parole, sono lieta di questo, che si avvierà un'operazione internazionale di polizia volta alla battaglia al traffico dei migranti. Crediamo però che oltre alla battaglia sul fronte europeo e internazionale sia di fondamentale importanza affiancare una solida politica interna volta anche ad assicurare a coloro che difendono e pattugliano le coste e salvano vite umane i mezzi e le strutture idonee e delicato compito che sono chiamati a svolgere. Abbiamo assistito nei giorni scorsi a episodi di attacco da parte di uomini armati presenti sui barconi che trasportano i migranti che hanno minacciato le motovedette della Guardia Costiera italiana impegnate appunto nei soccorsi delle imbarcazioni. Con questo quesito quindi le chiediamo se stia valutando la possibilità di affiancare ai mezzi impegnati quotidianamente nelle operazioni di pattugliamento e di salvataggio nel Mediterraneo dei corpi di polizia dotati di armi da difesa. Grazie onorevole Ravetto. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha facoltà di rispondere. Prego. Sì, la ringrazio. Come lei sa, la nostra Guardia Costiera è dotata di armamento leggero di autoprotezione e abbiamo anche la Guardia di Finanza, la nostra Marina Militare in mare, quindi noi siamo un paese, un grande paese attrezzato a salvare le vite, a difendere gli uomini che salvano le vite, ossia le nostre donne e i nostri uomini in divisa. Noi abbiamo svolto una grande azione umanitaria e riteniamo di essere i campioni del mondo, i detentori del titolo iridato di accoglienza e di umanità. Nessuno può dire in questo scorcio di nostra storia di avere fatto più di noi per salvare vite umane. Questo lo abbiamo abbinato ad una grande strategia di aggressione agli scafisti che sono i moderni schiavisti. Ne abbiamo arrestati più di 1000, sono stati nelle nostre carceri, le pene sono severe, siamo disponibili ad accentuare il profilo sanzionatorio nei confronti degli schiavisti, consapevole che al question time non si possono allegare gli atti, comunque lascio a disposizione dei parlamentari la tabella delle operazioni realizzate contro gli scafisti dalle nostre forze di polizia e di ieri mattina la notizia che sono stati fermati i due scafisti che sarebbero il comandante dell'imbarcazione affondata e il suo principale collaboratore. Questo a testimonianza di un grande sforzo investigativo. Io vorrei ringraziare non solo le forze che operano in mare, ma anche la magistratura italiana e in specifico riferimento vado alla Procura di Catania che ha avviato un'azione molto importante. L'azione importante è quella del sequestro, della requisizione delle imbarcazioni. Noi abbiamo utilizzato la più avanzata normativa riguardante sequestri e confische esattamente contro gli scafisti. Questo ci ha dato già importanti risultati nei confronti delle navi madre, che sono quelle che contengono altre imbarcazioni e che hanno solcato in modo macabro e tragico il nostro Mediterraneo. Andremo avanti su questa strada e pensiamo anche che l'iniziativa europea che prevede l'affondamento dei battelli dopo la loro requisizione sia una strada giusta. È uno dei 10 punti venuti fuori a Lussemburgo. Questo si sposa anche ad un altro pezzo della strategia, che è quello di contrastare
i nuovi schiavisti direttamente lì dove operano le reti criminali, che rappresentano davvero un network pericolosissimo che va contrastato seguendo il flusso finanziario. Questo è un altro elemento essenziale della strategia di contrasto nei confronti degli scafisti, cioè seguire esattamente il flusso dei soldi che illecitamente loro guadagnano per capire come poi vengono reimpiegati. Grazie Ministro. La facoltà di replicare la deputata Ravetto. Prego onorevole. Grazie Ministro, grazie anche sulle precisazioni per le dotazioni. Tuttavia Ministro, più volte da parte di organismi di rappresentanza delle capitanerie di porto è stato chiesto lo status di forza di polizia per la Guardia Costiera e quindi la testuale conseguente dotazione dell'arma individuale per la piena tutela fisica e giuridica del personale. Siamo d'accordo e ci associamo al suo ringraziamento e anzi ci diciamo orgogliosi per ogni singola creatura salvata dai veri alti rappresentanti della politica umanitaria dell'Unione, e stiamo parlando appunto degli uomini della Guardia Costiera, della Marina, della Guardia di Finanza e di tutte quelle splendide persone che intervengono in mare. Ci permettiamo un suggerimento, lei ha parlato anche di azioni mirate sul territorio libico, ci chiediamo se sia possibile, se non una forma di collaborazione con un governo che di fatto c'è nel presidio delle loro coste per la lotta ai trafficanti di esseri umani, magari un coinvolgimento anche dell'ONU, anche per responsabilizzare questo organo che attraverso il suo Consiglio di sicurezza di fatto aveva anche autorizzato le missioni in quei paesi con le conseguenze cui oggi assistiamo. Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3456 dei deputati Buttiglione e Binetti, concernente iniziative per un maggiore coinvolgimento nella gestione dei flussi migratori delle istituzioni europee e degli stati membri, nonché dei paesi di origine e di transito dei migranti. La deputata Binetti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Ha un minuto, onorevole. Presidente, signor Ministro, colleghi, oggi è la giornata dell'immigrazione nei fatti, negli interventi, è cominciata questa mattina con le parole del Premier e adesso tutte le interrogazioni tendono a girare intorno a questo tema così importante. Il cuore della nostra interrogazione però vuole essere molto concreto e vuole essere questo. Il problema dell'immigrazione oggi non appare più un fatto di pura emergenza. In qualche modo noi sappiamo, ce lo dicono le voci che arrivano, ce lo dicono le informazioni di cosiddette dei testimoni oculari, sappiamo che sono in arrivo molti altri immigrati, sappiamo che questo flusso non si fermerà ed è per questo che il problema che noi vogliamo porre alla sua attenzione è proprio quello di una strategia globale. Noi riteniamo che non possa nemmeno essere soltanto un problema dell'Italia o del problema delle nostre navi o del problema di Triton. Riteniamo che ci sia necessità di creare una sorta di Stati Uniti del Mediterraneo che guardino davvero a questi problemi con una visione d'insieme chiara e forte. Grazie onorevole. Grazie. Il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Sì, ringrazio l'onorevole Binetti per una visione generale che ha offerto al tema della immigrazione, che non è solo una questione di accoglienza una volta arrivati in Italia i migranti, ma è un tema essenziale di politica estera. Sprovincializzare questo dibattito significa capire le ragioni di fondo che producono la partenza e quello che si può fare dall'altra parte del Mediterraneo e quello che l'Europa, in quanto istituzione politica, può fare per darsi il rango e la dignità di una grande potenza che si esprime anche attraverso la dimensione umanitaria. Quello che noi abbiamo suggerito è di cambiare la prospettiva. La sorveglianza delle frontiere non può e non deve appartenere solo allo Stato che in quella frontiera è collocato dalla storia e dalla geografia. Deve essere l'Europa. La scelta di fare Tritone, la più grande operazione mai fatta da Frontex, è stata la scelta dell'Europa come prima scelta della discesa in mare di una Europa che si rende conto di tutto questo. Il secondo elemento che noi riteniamo importantissimo è quello del superamento di Dublino. Dublino è nato nel 1990 quando il problema era quello dell'asylum shopping, e cioè l'idea che i migranti scegliessero in base alla propria convenienza dove andare. E allora più di 20 anni fa si scelse di fare una mossa, quella di caricare sul paese di primo ingresso il dovere dell'accoglienza.
Dublino 2 e Dublino 3 hanno reso più flessibile quel principio. Oggi bisogna prendere atto che tutto questo è superato dalla storia e arrivare all'obiettivo di un sistema europeo comune di asilo per fare gravare in modo equo su tutti i paesi dell'Europa questo dovere dell'accoglienza, perché l'Europa è stato un grande onore per coloro i quali ci sono entrati, ma deve essere anche un onere, e non è possibile che solo 5-6 paesi paghino il conto per tutti. Dall'altra parte del Mediterraneo occorre che attraverso l'intervento delle organizzazioni multilaterali umanitarie si facciano dei campi di accoglienza dai quali si possa già capire come effettuare uno screening tra chi ha diritto allo status di rifugiato e chi non lo ha. Nel frattempo occorre rafforzare, ed è fa parte dei punti del decalogo venuto fuori a Lussemburgo, occorre rafforzare, mentre realizziamo tutto questo, l'idea che coloro i quali arrivano in Europa ma non hanno lo status di rifugiato possano essere rimpatriati con poteri rafforzati da parte delle autorità nazionali. Rafforzare i poteri di rimpatrio in modo tale che coloro i quali arrivino adesso in Europa, non avendo il diritto di restarci, possano essere rimpatriati. D'altro canto, occorre una cooperazione forte con tutti quei paesi dell'Africa subsahariana che hanno lo status geografico di paesi di transito o di origine dei migranti, in modo tale che anche lì si possano attivare delle forme di cooperazione che possano impedire la partenza di chi non fugge da guerre o da persecuzioni. È difficile creare una strategia globale, ma i primi passi verso quella strategia globale si stanno facendo. Noi siamo ottimisti che il Consiglio di domani, che è frutto dell'intraprendenza del governo italiano, possa dare veramente i primi risultati in direzione di questa strategia globale. Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Binetti. Prego, onorevole. Però anche per aver colto come la logica che a noi sembrerebbe giusta per affrontare questo problema è una logica di tipo circolare, che comincia nei paesi da cui provengono queste persone, comincia ragionando e riflettendo sulle opportunità che potrebbero avere lì oppure sulle situazioni drammatiche da cui fuggono. È una logica che prende in considerazione tutti i paesi attraverso cui loro devono passare per poter raggiungere quella che nei loro desideri è una stazione intermedia, perché l'Italia per loro è ancora una volta una stazione intermedia per poi raggiungere soluzioni definitive tra quali si aspettano sostanzialmente un inserimento che riguarda tutte le loro famiglie e quindi riguarda anche strutturalmente la loro possibilità di inserirsi in modo professionale e garantire ai propri figli condizioni di sviluppo migliore. Soltanto in questa prospettiva circolare, in cui poi sia anche possibile immaginare un ritorno nelle terre di origine, come peraltro è esperienza che abbiamo vissuto con gli immigrati italiani che sono andati nei paesi di America Latina e sono anche tornati, o perlomeno sono tornati i loro figli, in uno scambio costante e continuo di esperienze, uno scambio anche costante e continuo di quelle che sono state le rimesse degli immigrati e degli emigrati a seconda dei flussi. Noi abbiamo bisogno di credere che c'è uno sguardo nuovo con cui si guarda all'uomo che fugge dalla difficoltà, che fugge dalla persecuzione, che fugge dal rischio per la propria vita, ma anche dell'uomo che guarda con molta più positività alla possibilità di offrire ai propri figli condizioni migliori. Queste sono le più umane delle dinamiche relazionali che ci possono essere. Prima ancora di essere dinamiche politiche, sono proprio dinamiche umane e personali. Fuggire il male e cercare il bene nella misura in cui questo significhi anche benessere. Quindi io immagino che questa situazione non possa che essere una situazione che passa attraverso le mediazioni diplomatiche, che passa attraverso la costruzione di accordi internazionali forti che cominciano dalla diagnosi del problema, ma che hanno come fondo di orizzonte quella che è la soluzione di un problema non occasionale, non emergenziale, ma piuttosto di una soluzione di tipo strutturale. Grazie. Grazie onorevole Binetti. Passiamo all'interrogazione numero 3457 dei deputati Rampelli ed altri, concernente iniziative urgenti volte al contrasto dell'immigrazione clandestina, con particolare riferimento alla lotta ai trafficanti di esseri umani. Il deputato Rampelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole. Ministro Alfano, l'ultima tragedia in mare ha dimostrato che lei e Renzi avete fallito. Dovreste fare autocritica, ma sentiamo paradossali accuse contro di noi.
Andare a prendere gli immigrati con le navi italiane non ha fermato le catombe. Come avevamo previsto, i morti sono purtroppo cresciuti esponenzialmente e il miraggio di soccorsi sicuri ha moltiplicato il traffico di uomini, ingrassando gli incassi delle organizzazioni criminali. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, ha chiesto di trattare gli scafisti per quel che sono, degli assassini, da subito, di dichiarargli guerra, di impedire che le barche, quei barconi della morte, potessero anche soltanto salpare con a bordo una sola persona dalle coste libiche. Ma di tutto questo non v'è traccia. Oggi qualche timido segnale, senza autocritica, che va nella direzione auspicata, ma senza tempi e senza soprattutto impegni precisi da parte del suo governo. Grazie. Il ministro dell'Interno Alfano ha facoltà di rispondere. Prego, ministro. Io credo che il fallimento culturale, quello vero, sia di chi non si renda conto di come non si può essere davvero così provinciali rispetto a un tema così epocale. Noi stiamo affrontando quello che il destino consegna al nostro paese come proprio ruolo nel Mediterraneo. Noi siamo una potenza del Mediterraneo, non possiamo sottrarci all'accoglienza e dobbiamo contrastare gli scafisti. Il nostro SCO, il sistema della polizia, il sistema centrale operativo della polizia, le nostre squadre mobili sono in costante contatto con le procure distrettuali di Palermo e di Catania. La nostra azione di intelligence, la cooperazione con le polizie degli altri paesi ci mette nelle condizioni di avere un flusso aggiornato di informazioni sugli scafisti. Ne abbiamo arrestato più di 1000, abbiamo sequestrato le loro navi e stiamo andando avanti in una strategia che prevede da parte nostra azioni mirate in Libia per impedire le partenze e fare sì non che chi è sottoposto al rischio di una persecuzione perché lì c'è la guerra rimanga bloccato lì, ma che venga ospitato equamente nei paesi europei. Questo è il vero modo per contrastare i mercanti di morte. I mercanti di morte si contrastano se azzeri la loro capacità di traffico, e l'azzeramento della capacità di traffico non si fa attraverso un vago e generico presidio della frontiera, ma si fa attraverso azioni mirate lì. Ma non si può mai trascurare che chi parte da lì parte perché è accanto a qualcuno che spesso lo vuole uccidere. A quello lì non gli si può dire che in Italia c'è qualche parlamentare che dice no, restati lì perché noi veniamo a soccorrerti. No, lì c'è la guerra, lì c'è la persecuzione, noi dobbiamo salvare coloro i quali scappano da guerre o persecuzioni e dobbiamo rimandare indietro, rafforzando i poteri di rimpatrio, coloro i quali, non scappando da guerre e persecuzioni, non hanno il diritto di stare in Italia. Dietro tutto questo c'è un traffico sporco della più macabra e tragica agenzia di viaggi del mondo, della storia del mondo, che è quella dei trafficanti di esseri umani. Noi dobbiamo fare chiudere bottega a questa tragica agenzia di viaggio e lo possiamo fare solo con la strategia globale che stiamo mettendo in campo come Europa.